quando io sono arrivata, il primo impatto è stato con l'ECA, l'ente comunale di assistenza. Allora il presidente era il signor Meroni Giuseppe, portava avanti il discorso dei minori disabili. Un'associazione molto importante era la San Vincenzo, che si occupava delle persone in difficoltà, soprattutto di tipo economico, ed era importante lavorare un po' in rete. Già allora, insomma, non si diceva questo termine rete, ma si diceva quanto fosse importante collaborare insieme. Negli anni 70 io ho avuto a che fare con grossi enti di assistenza. C'era l'OMNI, c'era la provincia, le Naoli. Negli anni 70 c'è stata questa rivoluzione culturale che ha portato allo scioglimento di questi enti e quindi poi tutte le competenze, le funzioni sono passate ai comuni. Questo ha richiesto una riorganizzazione del servizio e quindi la necessità di un'altra figura tecnica, quindi di un'altra assistente sociale. È arrivata Chiara Pozzi e come figura amministrativa, prima ancora di Chiara Pozzi, era arrivata Giovanna Cerioli. Quegli anni furono anni di fondazione. Credo che Mariella Menchi, la prima assistente sociale del comune di Brugherio, sia stata proprio una fondatrice dei servizi sociali. Grazie alla sua professionalità, ma anche grazie al suo cuore e al suo entusiasmo, ben presto si andarono a organizzare meglio i servizi, strutturarli meglio. Io appena sono arrivata in comune, c'erano solo i ricoveri in strutture residenziali, soprattutto per gli anziani non autosufficienti. Con la nuova legge regionale, la numero 16, abbiamo potuto avviare un servizio di assistenza domiciliare. Oltre alle due figure di assistenti domiciliari, abbiamo potuto come comune assumere anche la figura dell'infermiera. E questo servizio era coordinato allora dall'assistente sociale Chiara Pozzi. All'interno del comune, per di più, il fatto che ci fosse un settore che teneva insieme un po' i vari servizi alla persona aiutò molto, perché ad esempio, stiamo parlando dell'assistenza domiciliare degli anziani, a un certo punto si utilizzava la macchina che la mattina portava i bambini alla scuola, magari per portare i pasti agli anziani. Nel 1975 il comune, sensibile alla tematica della istituzionalizzazione dei minori, anche, devo dire, grazie a un contributo molto molto importante da parte di alcune famiglie di Brugherio, che si sono poi associate ed è diventata l'ANFA locale, venne istituito il servizio affidi minori. E con orgoglio devo dire che il primo regolamento affidi in Lombardia è stato quello del comune di Brugherio, e alla stesura di questo regolamento un ruolo importante l'ha avuto Anna Rossi e Giancarlo Lesmo. E quindi direi che questi anni 70 sono stati, anni 70 e 80, sono stati molto importanti proprio per organizzare, ma per fondare ex novo dei servizi. Il DPR 616, le competenze passano tutte al comune, quindi c'è un sovraccarico di lavoro e si rende necessaria anche l'assunzione di una terza assistente sociale, Marina Casiraghi, che da quel momento, sì, appena arriva, incomincia a occuparsi dei minori. La legge Basaglia, che ha avuto sicuramente
il vantaggio di eliminare i manicomi, però non ha dato immediatamente delle risposte alternative. Ho ritenuto che fosse importante, proprio a supporto delle famiglie, fare in modo che potessero non sentirsi isolate con il loro problema, ma potessero incontrarsi fra di loro e darsi proprio anche una mano, un sostegno vicendevole. Questo gruppo di famiglie poi è diventata una vera associazione che si chiama ASVAP. Un'altra associazione che è nata a Brugherio e che ho visto proprio nascere, l'ho seguita proprio fin dalle prime battute, è stata l'associazione AGA, associazione genitori antidroga, e ha lavorato proprio per aiutare non solo la famiglia in difficoltà, ma facendo proprio anche un lavoro di prevenzione alla droga. Fondatrice dell'AGA è stata Anna Tonesi, una persona, io dico, splendida, con la quale abbiamo lavorato molto molto bene insieme. Per i minori più grandi, dove effettivamente era difficile trovare famiglie dove poterli collocare, c'erano ancora le strutture, le comunità, si cercava di collocarli in comunità piccole. È nata quindi a Brugherio l'associazione Il Giunco, che ha aperto una piccola comunità per adolescenti. Con l'istituzione della legge regionale si sono creati dei centri socioeducativi per i ragazzi meno gravi, per i quali c'era la possibilità di un inserimento lavorativo protetto. Si è costituita una cooperativa di lavoro, il Brugo. Le problematiche degli extracomunitari non si sono presentate più di tanto. Noi avevamo, soprattutto negli anni 70, c'era la grossa immigrazione dal sud. Molte di queste persone non parlavano nemmeno l'italiano. Prima di andare in pensione, a Brugherio abbiamo istituito anche il servizio di assistenza domiciliare minori. Mariella Menchi andò in pensione, purtroppo, quando ancora erano possibili le pensioni giovani. E quello fu un momento ovviamente di passaggio, perché Mariella era la persona che aveva costituito i servizi, gli aveva dato l'impronta, aveva tutti i legami anche con le realtà sociali e culturali della città. Con l'arrivo della nuova responsabile, del nuovo funzionario responsabile dei servizi sociali, Chiara Previdi, furono degli anni in cui si puntò molto a due cose: una, a una riorganizzazione, diciamo, del servizio, delle competenze, eccetera. L'altro, che forse mi sembra di ricordare in quegli anni è l'aspetto più rilevante, è quello di inserire questi servizi sociali in un discorso di servizi di rete. L'amministrazione chiedeva una organizzazione per poter dare stabilità a questo servizio e investire per una riorganizzazione e rendere questo servizio sociale più qualitativamente più forte. In quegli anni si iniziava a parlare di partecipazione e c'era la necessità di dare un'autonomia a questo servizio sociale anche rispetto al lavoro con gli altri enti con cui il Comune di Brugherio già collaborava. Questa è stata l'impostazione qui data nei 5 anni che io sono rimasta a lavorare. Il dirigente allora era il dottor Accaresi Massimo, che sicuramente ha dato tutta il suo appoggio, la sua disponibilità e l'interesse a ampliare e investire su questo servizio. La riorganizzazione ha riguardato in particolare l'area minori, la complessità richiede un approccio multidisciplinare e quindi questa è stata una delle prime scelte che sono state fatte, è stato quello di integrare le figure sociali con operatore, psicologo e pedagogista. Questo ha permesso
lavoro, di integrazione con i servizi sociosanitari, in particolare con la neuropsichiatria infantile, con il consultorio e con il CPS, quindi con il servizio della psichiatria territoriale, costituendo un nucleo di servizio sociale con una propria identità, una propria professionalità e una capacità di mettere in campo delle competenze che dovevano effettivamente integrarsi con quelle di carattere sanitario. Questo è stato un'evoluzione importante e interessante, non ha appassionato solo me, ha appassionato anche gli operatori che hanno lavorato, ricordo Elena Sassi. L'area che è stata ulteriormente invece ampliata, diciamo, se non proprio nuovamente costituita, è stata quella legata ai ragazzi e agli adulti portatori di handicap. Anche su quest'area a cui abbiamo dato una particolare attenzione e lavorava l'assistente sociale D'Ambrosio Silvia, ha dato la possibilità di configurare in modo specifico l'intervento degli operatori sociali e di integrare quelle che sono delle competenze comunali. Ricordo anche che queste innovazioni portarono anche a una ancora più stretta collaborazione all'interno del comune tra la pubblica istruzione e i servizi sociali. Ecco. E quindi siamo riusciti a fare questo lavoro portando questo convegno effettivamente l'esito di questo percorso di integrazione e di progettazione rispetto ai percorsi da garantire alle persone portatrici di handicap. Anni sicuramente molto positivi, non si parlava di spending review e quindi c'erano possibilità diverse, abbiamo portato il budget ad aumentare del 60%, l'area anziani era l'area più strutturata, d'altra parte l'assistente sociale Pozzi era da anni presente all'interno del servizio, quindi era anche la figura storica di questo servizio sociale, che diciamo che la parte della socializzazione, dell'organizzazione del tempo libero, di opportunità da offrire agli anziani al territorio era in più da ampliare. E questa parte è stata sviluppata insieme all'Associazione degli Anziani e ricordo che ci avevano supportato a investire e a arredare e a dare contenuti alla Serra di Pisis. La cosa che mi ha interessato molto fare è stato quello di cercare di capire se gli interventi che noi stavamo strutturando davano effettivamente degli esiti positivi, e per fare questo occorre individuare dei dati, degli indicatori, raccoglierli con adeguatezza, permettere il confronto non solo all'interno, non solo longitudinalmente, ma anche con altri comuni. Sono arrivata al servizio sociale a metà del 1997. Una delle prime cose, certamente, delle prime due cose che feci, da quello del potenziamento del servizio sociale con l'assunzione di una quarta assistente sociale, e contemporaneamente naturalmente il concorso per l'assunzione di un funzionario. Ci fu anche un momento di grossa evoluzione legislativa che vedeva un nuovo protagonismo da parte dell'associazionismo e del terzo settore. Divenne più sistematico il lavoro di collaborazione con l'associazionismo sociale. Abbiamo anche costruito alcuni nuovi servizi la cui progettazione era già partita da vari anni prima: il centro socio-educativo, che fu un servizio gestito direttamente dal comune, e il centro invece di formazione all'autonomia. Ci fu la casa del volontariato, un'altra realizzazione molto importante, e altre strutture che nacquero in quel periodo non gestite dal comune ma sviluppate anche con una collaborazione con l'amministrazione comunale: la casa di riposo Bosco in Città, realizzata dall'ASL, il centro residenziale gestito, diciamo, dalla psichiatria.
Casa Giobel, che poi fu affidata alla cooperativa Nuovo Millennio, che fu promossa dalla Caritas e finanziata grazie a un progetto a cui partecipò anche il comune di Della fine degli anni 90 e inizio anni 2000 ci fu il nuovo regolamento dei servizi sociali con la legge 328. Lo strumento fondamentale sono diventati i piani di zona per gli interventi sociali che sono stati costruiti in collaborazione fra i comuni ed il terzo settore. In questa evoluzione naturalmente anche il servizio sociale è profondamente cambiato. Nel tempo, con numeri variabili, siamo passati dal 4 assistenti sociali a 7 assistenti sociali, come ci sono in questo momento. Abbiamo 2 assistenti sociali e mezzo che si occupano dell'area minori, un assistente sociale e mezzo che si occupa dell'area adulti, un assistente sociale che si occupa degli adulti con disabilità, un assistente sociale che si occupa dei minori con disabilità e un assistente sociale sull'area delle persone anziane. Abbiamo poi promosso molti servizi nel tempo di mutuo aiuto per il rafforzamento delle competenze genitoriali fra genitori di minori o di adulti con disabilità. Le persone che erano in precedenza borderline hanno avuto una situazione che si è pesantemente deteriorata. Persone che si trovavano in precedenza in una situazione di normalità, seppure con magari qualche difficoltà, sono invece entrate in aree borderline. Rispetto al disagio sociale molto aumentato, un effetto importantissimo è stata la cosiddetta emergenza abitativa. Abbiamo molte famiglie che sono state sfrattate. Abbiamo anche fatto partire insieme alla Croce Rossa un servizio per persone senza fissa dimora in periodo invernale. Un aspetto molto importante su cui Brugheri ha avuto un ruolo da protagonista per tutta la provincia di Monza e Brianza è stato quello, il tema della violenza contro le donne. Dal progetto Artemide è nata la rete interistituzionale Artemide per costruire insieme degli interventi coordinati contro la violenza alle donne. È stata occasione per un importante convegno che si è tenuto nel 2010 sui servizi e sulle reti contro la violenza per le donne. Abbiamo avuto nel 2016 un convegno molto importante sullo spettro delle disabilità di tipo autistico. Convegno che ha coinvolto tutto l'ambito, che ha coinvolto importanti servizi sociosanitari, non solo, ma ha coinvolto anche la biblioteca con cui lavoriamo per la comunicazione aumentativa. I 5 anni di Brugherio sono stati molto importanti. Le persone sono persone a cui io sono molto legata, quindi sono persone con cui io mi sono ritrovata anche in anni successivi, dove il legame è stato molto importante. L'altro aspetto è stato lavorare con un dirigente che ho ammirato moltissimo, ho stimato molto, diventando poi dirigente io, mi ha anche insegnato delle cose. Cioè, credo la fortuna che ho avuto io come capo ripartizione di lavorare con qui
via Brugherio è stato soprattutto per la qualità, l'entusiasmo e la motivazione delle persone. Avevo dei collaboratori che mi incalzavano chiedendo più cose, e quindi il ricordo più bello è proprio dei volti, dei nomi, delle persone con cui si è lavorato. E credo che la qualità di queste persone abbia giocato un ruolo molto importante nel come i servizi sociali sono ancora oggi organizzati e ristrutturati. Se devo fare un bilancio di questi 20 anni, devo dire che sono stati sicuramente molto impegnativi, a volte anche faticosi, perché sono partita, cioè l'esperienza me la sono fatta proprio sul campo, insomma, e devo dire con molta forza che sono anche stata aiutata e supportata dal mio dirigente, dottor Massimo Carisi. Ho questo ricordo nel cuore di anni molto importanti sul piano professionale, ma soprattutto sul piano umano. Ho potuto in Brugherio, proprio perché c'era un terreno molto fertile, ho potuto sviluppare quello che a me è sempre piaciuto, il servizio sociale di comunità. Mi ha lasciato comunque un ricordo bellissimo, tant'è vero che ancora adesso mi occupo delle associazioni. Un filo conduttore è stata la collaborazione e il lavoro insieme all'associazionismo. È proprio una valorizzazione di questa grande attività del volontariato di Brugherio, da questa grande vivacità, è una guida alle associazioni del volontariato in occasione sia del 150esimo della nascita del comune di Brugherio, del Brugherio come comune, ma anche del 45esimo della nascita del servizio sociale di Brugherio, che nasce nel 1971. Sono ritornata alla mia primissima associazione, alla San Vincenzo, di cui adesso mi occupo come volontaria.